Francesco Gabbani con Amen. Seconda. Francesco ha vinto Sanremo Giovani. Ora è un big. Ma per noi lui è sempre stato un grande. I social che impazzano per lui, la votazione in sala stampa, alcune polemiche, le gioie, le lacrime. Un'intera città al suo fianco, perché lui, per la sua città, Carrara, c'è sempre stato. Finalmente sei tornata a casa, sei a Carrara. Qual è la sensazione che hai adesso? Ma fantastica. Sono felicissimo di essere qua perché aspettavo questo momento. Questo è stato il Festival di Sanremo di Francesco Gabbani, per cui noi abbiamo patito ansia, sofferto e infine gioito. Se non lo conosci Francesco, beh, basta guardarlo. Uno sguardo malandrino, gli occhi che sorridono, la voglia di stare su un palco e divertirsi, poca paura e tanta disinvoltura per la sua musica. Francesco è quello che trovi tra gli strumenti musicali del negozio di famiglia, che se lo incontri al bar ti regala sempre un sorriso, che nel 2014 ha donato alla sua città il brano Per tornare liberi, per renderlo la colonna sonora della campagna sociale di raccolta fondi a favore degli alluvionati di Carrara. Io non volevo partire con Amen, ma volevo partire con una canzone che con il cuore ho donato in un momento di bisogno a Carrara. Io volevo la luna, ma mica tutte le notti finisci, ma lo vedo che illumina con la metà della sua faccia. Io volevo la luna per me, ma stasera per me c'è la risacca. La sua gavetta inizia da lontano ed è stato un percorso lungo e fatto di scelte, a volte difficili. Ma tutto l'ha portato fino a qui. La sua Amen, che qui ormai conosciamo tutti a memoria, no? È un mix di note orecchiabili e parole non scontate. La canti anche se non vorresti e ti fa saltellare come un matto mentre l'ascolti. Una canzone nata per darti una scossa. Per raggiungere i propri sogni non bisogna aspettare un miracolo. E forse vuole rappresentare un mondo che gira alla rovescia, dove si risolve tutto. Con un Amen. Un video girato fra le cave di Carrara, croce e delizia del nostro territorio, omaggio alla sua città natale. E allora avanti popolo, che spera in un miracolo. Elaboriamo il lutto con un Amen. E il popolo che sperava in un miracolo, eccolo qua, un'intera città e non solo, Carrara, per Francesco Gabbani. Grazie! Siete bellissimi, fantastici, io vi ringrazio un sacco. Se sono qua oggi è grazie a voi, quindi grazie di tutto il supporto che mi avete dato. Vi ringrazio molto, mi dispiace che non siamo riusciti a entrare tutti, però ci rifaremo, credo, durante la bella stagione. Almeno facciamo un bel avvenimento fuori, una bella festa per tutti. Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere. Vi voglio bene. Grazie. Ciao.